Cari amici di Redere TV, ben ritrovati. Il testo che oggi meditiamo insieme lo leggiamo in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 15, che dice quanto segue: Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Per comprendere questo brano, bisogna chiarire a cosa ci si riferisce con il termine mondo. La parola mondo non si riferisce solo al pianeta Terra sul quale viviamo. Pensiamo ad esempio alle parole di Gesù, quando disse: Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo. Ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, il mondo vi odia. Nella Bibbia, in brani come questi, il termine che viene tradotto mondo indica il sistema umano organizzato in maniera indipendente da Dio, cioè sotto il controllo di Satana e in opposizione a Dio. In questo senso, coloro che amano il Signore e hanno una relazione con Lui non ne fanno parte, anche se sono costretti a viverci in mezzo. In questa sezione della lettera, Giovanni sta portando avanti un discorso che ha come obiettivo quello di mettere in evidenza come la relazione verticale che abbiamo con Dio influenza anche il modo in cui ci relazioniamo in orizzontale con le persone che ci circondano. Ma viceversa, il modo con cui ci relazioniamo col sistema chiamato mondo mette in luce fino a che punto la nostra relazione con Dio sia vera. Nella prima parte di questo brano, Giovanni si rivolge a credenti i cui peccati erano stati perdonati perché avevano confidato nell'unico nome che era stato dato agli uomini per poter essere salvati, ossia Gesù Cristo. Infatti, nei versetti precedenti, egli dice: Figliuoli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Gli interlocutori di Giovanni dovevano quindi essere forti e coraggiosi, perché avevano tutto ciò che occorreva loro per resistere al diavolo, rimanendo attaccati alla parola di Dio, a Gesù Cristo, colui che fin dal principio. Infatti, una conoscenza sperimentale di Gesù Cristo e del suo amore costituisce il miglior antidoto verso le lusinghe del mondo. Di conseguenza, i figli di Dio, persone che amano Dio, come potrebbero amare il sistema che si oppone a Dio stesso? Come leggiamo nello stesso capitolo, tale sistema è pieno di cose che non vengono dal Padre. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita sono proprio gli elementi che hanno caratterizzato il peccato fin dal principio. L'uomo, istigato dal maligno, desidera ardentemente ciò che soddisfa la sua natura peccaminosa, senza preoccuparsi di ciò che sia giusto o sbagliato secondo Dio. L'uomo, nella sua superbia, crede di poter fare a meno di Dio, di poter governare questo pianeta e la sua stessa vita con le sue forze, ponendosi al di sopra di Dio e negando l'esistenza stessa del proprio creatore. Questo è il sistema in cui viviamo noi ogni giorno. Alla fine Dio spazzerà via Satana e spazzerà via anche questo sistema che si oppone a lui, ma coloro che fanno la volontà di Dio vivranno per sempre con lui. Il sistema mondo è transitorio, ma l'amore di Dio per coloro che confidano in Lui è eterno. Anche noi siamo quindi chiamati a scegliere come vogliamo vivere. Anche noi siamo chiamati a scegliere tra l'amore di Dio e l'amore per il mondo, tra una vita che dipende da Dio e una vita indipendente guidata solo dai nostri desideri. Possiamo fare ciò che le nostre passioni ci inducono a fare indipendentemente da Dio? E allora dimostreremo di aver scelto di vivere secondo il sistema mondo e dimostreremo che l'amore del Padre non è in noi. Oppure possiamo unirci ai primi lettori di questa lettera, i quali avevano conosciuto Dio e avevano i mezzi per vincere il male. Possiamo fare scelte diverse dal mondo, mostrare con i fatti che esiste un modo di vivere che onora Dio in tutti gli ambiti, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella società e nella Chiesa. Possiamo scegliere di non amare il mondo, e possiamo lasciare che Gesù Cristo, colui che dal principio, si manifesti nella nostra vita ogni giorno. Prego con tutto il cuore che tu oggi farai la scelta giusta. Che il Signore ti benedica. Amen.